È un'estate di campagna elettorale, quella austriaca, in vista del voto anticipato di settembre, dopo che il cosiddetto Ibiza Gate, che parla di finanziamenti russi ai politici in cambio di appalti, ha travolto uno degli alleati del cancelliere Sebastian Kurz e mandato a casa il governo. La politica entra anche nei teatri. Karl Regensburger, direttore dell'Impulstanz di Vienna, il più importante festival di danza contemporanea d'Europa, dice: nel precedente governo mi sorprendeva come venisse fuori un nazista ogni settimana. Sembrava la regola. La corruzione sarà uno dei temi centrali della rassegna al Volkstheater fino all'11 agosto. Quello che è veramente incredibile è che chiunque può vedere che abbiamo a che fare con dei corrotti, eppure questi politici sono sempre più popolari fra gli elettori, continua il direttore. Le persone che incontriamo davanti al teatro non manifestano troppo ottimismo sul futuro politico del paese. Posso solo sperare che faremo meglio di quanto fatto nella precedente elezione, dice una ragazza. Un'altra commenta: mi sembra un circolo vizioso, si va da una parte, poi dall'altra, e infine si ricade in un grande scandalo, di nuovo. Temo che non ci saranno cambiamenti durevoli. Il cosiddetto Ibiza Gate ha fatto cadere il governo di Sebastian Kurz, dice il nostro corrispondente, ma è cambiato poco nei sondaggi. Probabilmente Kurz sarà di nuovo cancelliere, il suo partito è avanti di più di 15 punti percentuali e anche il Partito della Libertà, coinvolto dallo scandalo, ha subito minime conseguenze. I sondaggi dicono che sono in terza posizione dopo i socialdemocratici.